Se vuoi ci mancherebbe altro. Giornalisti per il momento devono aspettare. No, perché devono aspettare? Cioè, noi, come consiglieri, vogliamo fare una conferenza stampa. Sì, ma appena ci danno disposizioni da te, lei capisce anche a noi. Per quale motivo? Per quale motivo occupate? Il motivo è occupiamo perché tanto non fanno arrivare la stampa, qui siamo venuti qui per rideterminare la legalità in questa regione, non fanno entrare la stampa, mi sembra che la conferma del fatto che si vive in una situazione ormai paradossale. Abbiamo occupato il landrone della giunta regionale. Noi stiamo qui, fino a quando naturalmente abbiamo una parola fine a questo tormento, e la parola fine è la data delle elezioni. Addirittura la Lombardia sta pensando di votare entro 45 giorni, dai 45 giorni ai 90 giorni. Invece ormai è un mese che la regione Lazio è senza governo, c'è le dimissioni della Polverini, noi non riusciamo neanche a sapere qual è la data delle elezioni. Questo francamente è inaudito, comincia a diventare veramente uno scandalo. Ma che data le opposizioni, che data indicano? Entro dicembre. Entro dicembre. Intanto bisogna distinguere il caso Marrazzo da quello che è accaduto nella regione Lazio e quello che sta accadendo all'interno delle regioni di questo paese. E, insomma, io credo che il tempo per fare le elezioni per una giunta che non ha nessuna agibilità per andare avanti, una giunta che si è dimessa sulla base di quello scandalo e sulla base di scandali che aumentano all'interno di questa regione, credo che sia assolutamente ingiustificabile. Non c'è un motivo che il centrodestra può additare se non quella che non sa chi candidare per ritardare queste elezioni. Montino, fino a quando rimarrete qui? No, noi rimaniamo qui, qua perlomeno per tutta la notte, se non abbiamo, e anche nella giornata di domani. Comunque noi se non abbiamo una risposta. Noi siamo quindi legalità, siamo intenzionati a far rispettare le regole e la Costituzione. Le regole parlano di 45 giorni minimo entro 90 giorni. Il governo ha dato questa interpretazione, il ministro Cancellieri l'ha detto più volte. Quindi non si capisce per quale motivo la Polverini invece fa esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere fatto.